di fare questa cosa. Non firmo nessuna liberatoria per la messa in onda, che io so come ho, mi dimostrate anche voi qui, è indispensabile nei programmi televisivi. Certo. È stata mia ignoranza non sapere che quando apri le porte di una casa privata o di un ufficio privato ai media, si chiama lecito assenso, qualcosa del genere, in cui tu in quel momento stai dando come se avessi firmato una liberatoria. Quindi io, non avendo firmato la liberatoria, perché mi ero reso conto che c'era qualcosa che non andava, essendomi rifiutato di continuare la sera il servizio, ho detto vabbè, sono a posto, tanto è vero che non mi sono mai preoccupato più di tanto. E invece arriva la messa in onda del programma. Tu stai là davanti alla televisione, perché insomma uno dice okay, sto in televisione, sto su Italia 1, eccetera, eccetera. Parte il programma, parte la tua intervista, e che cosa viene fuori? Allora, voglio integrare soltanto quello che ha detto lui prima, che c'è, è vero, io questo lo devo ammettere, anche perché ti ho invitato io qui. Sì, cioè, bisogna dare un primo ed un secondo sguardo, un occhio un po' più attento. Forse un po' più sapiente, sa cosa sono i jump cut, vero? Tagliare un servizio. Loro comunque lo fanno sempre, è dichiarato anche in video. Alla coscienza di chi guarda, capire quanto un servizio è tagliato e quanto non lo è. Altrimenti ne lo farei più. Lucio, noi sottolineiamo che invitiamo magari le Iene Rivolucci. Ma magari, perché... ma io ho chiesto un confronto. Allora, io sono arrivato a pubblicare un autovideo su YouTube nel quale io non solo invitavo ad un confronto, invitavo a dimostrarmi che non era questa la mia risposta alla prima domanda, ed ho commentato con tutti quanti il servizio, dando domanda e risposta mie reali. L'ho messo su YouTube immediatamente dal titolo "La crisi non esiste". Dopo 2 ore esatte, aveva totalizzato quasi 400 contatti, in 2 ore mi è stato bloccato il video su Ma YouTube. Francesco, questo mi fa capire la dittatura mediatica. Lei avrà siamo... peccato un po' di ingenuità, io perché lei viene dichiarato che sono dei cronisti d'assalto, provocatori, in primis Enrico Lucci. Quindi un po' di ingenuità, un po' lei ha messo la voglia di andare in televisione, chiaramente. Assolutamente, la voglia di andare in televisione, mi hanno preso per la gola con il libro. C'è un autore nuovo che scrive un libro che io ci tengo quanto la mia vita, perché è un libro che parla della filosofia di vita che io seguo, della mia religione, è un'autobiografia. Tu mi prometti di farlo vedere su Mediaset, è ovvio che mi prendi per la gola. Francesco, io non so se è